Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6. Iniziamo la nostra giornata dando uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani regionali, poi andremo a vedere anche le prime pagine nazionali e nella seconda parte le pagine interne dei quotidiani della nostra regione. Partiamo dal centro, edizione di Pescara che apre con la cronaca, rapina con il macete al circolo. Pescara vuole i soldi del padre, giovane piomba nella sede del dopolavoro ferroviario. Andiamo adesso nel taglio alto, i pedaggi su A24 ed A25, strada dei parchi conferma la stangata, nuovo scontro con il ministro Toninelli. Costa abruzzese, trabocchi da venerdì, può partire il salvataggio e poi a Chieti e L'Aquila, manager ASL sfida riaperta, il ministero dà il via libera. Andiamo a vedere i dati che riguardano l'industria, che poi ritroveremo anche sulle cronache nazionali. Auto crolla la produzione, in un anno perso il 17%, in particolare gli autoveicoli vedono un crollo sostanzioso, la produzione dell'industria italiana diminuisce ancora. Andiamo adesso a vedere a centropagina la fotografia che ci porta nel comune di Pescara. Masci e sindaco, passaggio di consegne nella giornata di ieri, proclamazione e prima riunione per la giunta. Poi malori dopo il ristorante, arrivano in AS, popoli, quattro persone finiscono in ospedale, i carabinieri sequestrano carne e formaggio. Nello spazio delle cronache, multe a raffica e balneatori, ora 1.000 posti auto. Pescara ha bisogno di 1.000 posti in più nei weekend d'estate. L'appello rivolto al neosindaco Masci e del sindacato dei balneatori dopo la raffica di multe di domenica scorsa sulla Riviera. Manoppello, manager fino a 96 anni, addio a Del Bianco e poi ancora venerdì a Pescara, festa in piazza con i laureati più brillanti per l'università. Nel taglio basso il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, il telefono per parlare con chi non c'è più, un'esperienza che arriva dal Giappone, dove un uomo che ha perso il cugino per così esorcizzare e metabolizzare il dolore ha predisposto un apparecchio telefonico di quelli di una volta in bachelite con il disco per comporre il numero. Chiaramente non risponde nessuno, è solo un modo per colloquiare in maniera, diciamo, intima con il proprio defunto. Andiamo avanti sulla prima pagina del centro di Chieti Lanciano Vasto. Il titolo di apertura qui è di politica. Di Primio a un passo dal tracollo. Siamo al comune di Chieti. Forza Italia non si presenta e slitta il voto sul bilancio e scontro con Febbo. Poi andiamo a vedere il centropagina, nella fotografia ad Altino parte la sfida dell'agricoltura al femminile, porte aperte ai visitatori nelle aziende. Qui vedete la foto con le imprenditrici protagoniste del progetto per l'agricoltura in rosa. Poi la cronaca, fuggono con 7.000 euro d'oro e vengono presi Vacri, carabinieri incastrano tre truffatori napoletani, vittima un'anziana di 75 anni. Nelle cronache Sevel lancia il nuovo Ducato, il futuro c'è, la fabbrica annuncia l'avvio della produzione del nuovo furgone Ducato nello stabilimento di Atessa, cauti i sindacati, il futuro c'è, ma niente entusiasmi. E poi ancora a Vasto il porto senza binari, appello di 800 famiglie e ancora il calcio, Chieti di Stefano Tratta, ma i tifosi sono contrari. Ci spostiamo adesso sull'edizione teramana del centro, in apertura ad Alberto Sisma, sindaci beffati. Il primo cittadino di Teramo protesta per le mancate modifiche al decreto sblocca cantieri. Il centropagina invece ci porta a Giulianova. Costantini, governerò Giulianova insieme ai cittadini. Intervista al nuovo sindaco di Giulianova. E qui vedete un momento della festa dopo l'elezione all'interno del municipio. Nelle cronache il processo Santoleri, pittrice uccisa, vicina conferma le accuse. Una condomina, quella notte vidi l'auto dei due parcheggiata in modo insolito, il bagagliaio era attaccato alle scale come se volessero caricare qualcosa. Poi
Poi ancora iniziativa della regione, ristoranti tipici, un'opportunità per Teramo. La Teramo Calcio, Iaconi pronto ad accettare l'incarico di direttore sportivo nel nuovo Teramo targato Iachini. E ancora Silvi, ok al bilancio e la giunta va avanti. Il consiglio approva a maggioranza il consuntivo del 2018, soddisfatto il sindaco Scordella. Andiamo a vedere anche l'edizione aquilana del quotidiano Il Centro. In apertura, movida in centro, l'ira dei residenti, l'Aquila esposto contro gli schiamazzi, tra cantieri e feste notturne, non si vive più. Il centropagina ci porta invece ad Avezzano, l'ex sindaco pronto a ricandidarsi, De Angelis, traditori e invidiosi hanno spento la città con la fine anticipata della consiliatura a 2 anni, dall'inizio dell'era De Angelis. Poi ancora nelle cronache, strage nazista, invito a Onna per il sindaco. Onna ricorda oggi le vittime della strage nazifascista dell'11 giugno del 44, 75 anni fa. Sarà presente l'ambasciatore tedesco. Dopo l'assenza a Filetto, Sinistra Italiana invita Biondi a presenziare. Poi ancora all'Aquila, monito di Petrocchi, San Massimo senza cattedrale non ha senso. Poi all'Aquila, fuga di notizie, Palazzo Centi, scagionati 3 imputati e nel taglio centrale ancora Sulmona, blitz nei locali contro il lavoro nero, al setaccio, scusate, pub e ristoranti, tante le multe, bar chiuso per un giorno. Questo per quanto riguarda il quotidiano Il Centro, adesso ci spostiamo sull'inserto Abruzzo del Messaggero, la pagina di apertura, battaglia contro le liste d'attesa, sanità, visite ed esami anche dopo anni, i sindacati depositano 20.000 firme con la petizione, si chiede inoltre alla Regione di eliminare il super ticket di 10 euro. Dopo Avezzano, crisi, adesso vacilla il comune di Chieti, abbiamo visto anche in precedenza le difficoltà nell'approvazione del bilancio. E poi a centropagina, strada dei parchi, gli aumenti possono scattare, rincaro del 19% dal 1° luglio, nuovo scontro tra concessionari e Ministero dei Trasporti. A proposito di trasporti, in questo caso di industria, Val di Sangro, nuove prospettive per il colosso FCA, la Sevel accelera con il Ducato elettrico. Andiamo a vedere l'articolo di spalla, bollicine, il trionfo degli spumanti all'Aurum, questa estate da bere, sui banchi di assaggio, 33 etichette abruzzesi, brindisi solidali per questa iniziativa. Andiamo a vedere poi nel taglio alto le altre notizie. Popoli, cena al ristorante, 4 ricoverati per intossicazione, inchiesta da parte del NAS. Montesilvano, il PM, dirigente, trasformò l'ufficio comunale in un'alcova a luci rosse. E poi per quanto riguarda la Serie B, un Pescara sempre più targato, patron Sebastiani, rilevate le quote di Jannascoli, il numero 1 è salito così al 70%, crescono i tecnici della città in Serie B, D'Angelo promuove il Pisa. Andiamo a vedere anche la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo, il titolo di apertura, speranze tradite sulla ricostruzione. Per i sindaci del terremoto lo sblocca cantieri non servirà ad accelerare l'enorme mole di lavori. A centropagina nella fotonotizia, Giulianova, prime parole da sindaco per Ivan Costantini, né destra né sinistra, questa è l'indicazione per Costantini con il suo polo civico che ha conquistato la vittoria, anche se in atto un riconteggio dei voti, vittoria sul centrodestra guidato da Tribuiani per 59 voti. A Isola del Gran Sasso domani prima pietra per le scuole elementari, poi dal Adriatica colpo in testa col calcio di pistola per Vendetta, strada dei parchi, pressing su Toninelli per il caro pedaggio, abbiamo visto l'aumento previsto del 19% dal 1° luglio. Andiamo a vedere le altre notizie, processo Santoleri, la farmacista, sono certa che fosse lei la donna uccisa, Silvia avanti tutta con il bilancio nonostante i no, poi l'intervista, asta della Team, il giudice dà ragione a Gavioli, a Pineto, iniziato il ripascimento in zona nord, poi a Colonia Spiaggia, tre pini da battere sulla Adriatica e per quanto riguarda il Teramo Calcio, Maurizi verso l'addio, Iaconi potrebbe essere il perno del Teramo di Iachini.
Questa è anche la prima pagina della città. Adesso andiamo sui quotidiani nazionali, andiamo a vedere i titoli dei principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera. In apertura, asse tra Salvini e Di Maio. Il leader della Lega: non mi interessa un governo di Conte, Tria e Moavero. I vice d'accordo su decreto sicurezza e taglio delle tasse, il Premier: tengo per me la delega sull'Unione Europea. Culture politiche, così il PD è rimasto solo, è l'articolo di Antonio Polito a commento della situazione politica attuale. E poi andiamo a vedere invece a centropagina: insulti a Falcone e Borsellino in TV, Rai sotto accusa, inchiesta interna su Reality, la trasmissione che ha intervistato un cantante neomelodico che ha offeso la memoria di Falcone e Borsellino, e un altro che ha minacciato un consigliere della regione Campania. Poi a centropagina: Elisa uccisa perché voleva tenere la figlia con sé, femminicidio, è stata la piccola a dare l'allarme dicendo: mamma sta male, ha trovato il cadavere della madre uccisa con una martellata in testa. Questa è la notizia di cronaca che arriva da una villetta di periferia a Cisterna di Latina. Questo troviamo sul Corriere della Sera. Adesso ci spostiamo su Repubblica. Il titolo di apertura riguarda la politica: resa dei conti a Palazzo Chigi, 2-1. Di Maio si butta a destra e rafforza l'asse con Salvini. Apertura sulla TAV e via libera a Bagnai, ministro. Nel vertice notturno con Conte, il primo dopo il voto europeo, tensione sui rapporti con Bruxelles. Il Premier: gestisco io la trattativa con l'Unione Europea, altrimenti lascio. Questa sarebbe stata, tra virgolette, la minaccia di Conte, che però non sembra aver riscosso il successo desiderato. Il punto di Stefano Folli: il governo che naviga a vista. E poi ancora mappe, i ballottaggi fotografano un paese instabile, e la riflessione del sociologo Ilvo Diamanti. A centropagina, in intervista al Nobel Svetlana Alexievich: Chernobyl resta una lezione, il progresso uccide la natura. Di spalla, 35 anni dopo, mio padre Berlinguer parla alla figlia Bianca, che ricorda la figura del padre storico, dirigente e segretario del PCI. Andiamo sulla stampa adesso. Il titolo di apertura: Europa, Conte vuole carta bianca. Ad aprile cala intanto la produzione industriale, Di Maio rilancia il salario minimo a 9 euro l'ora. Per quanto riguarda invece le beghe politiche, il Premier chiede di archiviare l'idea dei mini bot. Salvini: non tiro in lungo per uno zero virgola. Il giorno dopo i ballottaggi la Lega esulta, sindaci raddoppiati, ma il PD resiste anche in Veneto. Poi andiamo a vedere il gioco delle alleanze. Zingaretti: il difficile comincia ora, è l'articolo di Federico Geremicca. Poi intervista a Bini Smaghi: se l'Italia vuole avere un maggiore spazio di manovra fiscale deve presentare un piano credibile all'Unione Europea, lo scontro non conviene. Questo per quanto riguarda l'economia, che poi insomma approfondiremo anche più avanti sugli altri quotidiani. A centropagina invece: Brooklyn, una mostra per celebrare gli eroi del quartiere, il reportage che ci arriva dagli Stati Uniti. Andiamo sul Fatto Quotidiano: effetto Campobasso, lezioni dai ballottaggi, i Dem votano 5 Stelle, ma non è reciproco, contro la Lega il PD studia le desistenze. Questo per quanto riguarda il titolo di apertura del Fatto Quotidiano. A centropagina invece: controlli zero, mega truffa all'Europa, i fondi all'agricoltura pagati per l'ILVA. La procura di Enna scopre raggiri alle norme per 80 milioni. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore. Il titolo di apertura: industria ad aprile, la produzione crolla con il calo dell'auto. Questi dati dell'Istat: secondo stop
consecutivo sia congiunturale, meno 0,7, sia sull'anno precedente, meno 1,5. Il settore delle quattro ruote cede il 17,1% rispetto allo stesso mese del 2018. Pesa anche e soprattutto l'incertezza sul futuro dei carburanti sull'auto elettrica e su quale sarà dunque il futuro, ad esempio, del diesel, su cui tanto si batte per quanto riguarda le problematiche ambientali. Andiamo a vedere poi le altre notizie: riforme Conte, l'attuazione rallenta, in 2 mesi solo 12 decreti su 166. In un anno di governo, dei 204 atti previsti, al traguardo il 25%. E poi alta tensione tra il Premier e i due vice sui conti e sul rimpasto, e poi sui minibot era pronto l'emendamento che è stato bloccato e fatto sparire, secondo il Sole. Poi a centropagina nella fotografia intelligenza artificiale, la Germania investe 10 volte l'Italia. Nel taglio basso, altra notizia importante di economia: Renault va allo scontro con Nissan, l'Emer riapre all'accordo con FCA, il gruppo francese intende bloccare la nuova governance del partner, il CEO nipponico Saikawa, deplorevole la lettera del presidente Senard. Questo sta accadendo all'interno di Renault, vedremo se poi si riapriranno i giochi per la fusione con Fiat Chrysler. Andiamo su Avvenire, il titolo di apertura del quotidiano cattolico: una vera ira di Dio, armi sì, persone no. Francesco, si parla di pace, si vende morte, i porti sono chiusi ai poveri, aperti ai carichi letali. Richiamo del Papa sul dramma dei conflitti in Asia, poi l'auspicio in Iraq nel 2020 per una visita pastorale. Poi a centropagina, dopo il voto pressing su Conte, la Lega si espande nei comuni, cala il PD, ma che trema in Emilia-Romagna. Nella notte vertice di governo, Di Maio insiste sul salario minimo, Salvini al Premier, non tiro a campare. Primo bilancio intanto, il reddito di cittadinanza per tanti ma non per tutti, scrive Avvenire. Ci spostiamo sul manifesto, il titolo sulla fotografia: Regione rotta. Dopo 74 anni di governo della sinistra, la Lega conquista Ferrara con Alan Fabbri, il PD più per sua responsabilità che per merito altrui, perde anche Forlì e si consola con Reggio Emilia, Cesena e Modena. Ma la storica sconfitta è un pessimo segnale in vista delle regionali, questa è l'opinione del manifesto. E poi sotto bot Italia-Unione Europea, Conte sfida i suoi due vice, Salvini e Di Maio. Andiamo sul Messaggero. Sfida all'Unione Europea, assedio a Conte, il titolo che apre il giornale. Vertice nella notte, accordo tra Salvini e Di Maio, stop alle richieste di Bruxelles sui conti, sospetti dei leader sulle protezioni del Premier, il Colle, nessuna regia, Tria, niente manovrina. Poi democrazia e web, la deriva, tra virgolette, religiosa della politica sui social, l'articolo di Loris Zanatta. Poi ancora il neo salva Roma, salva tutti, ma addio al taglio dell'IRPEF, l'emendamento giallo-verde evita il default, i risparmi dello Stato aiuteranno le altre città. E poi Rocca di Papa, scoppio in comune per l'errore di 3 operai fuggiti via, 16 feriti per la fuga di gas, gravi il sindaco e una bambina. Questa è la notizia di cronaca che arriva dal Lazio. Ancora dal Lazio, l'abbiamo già visto, ma ci torniamo: Cisterna di Latina voleva il divorzio, uccisa dal marito davanti alla figlia con una martellata in testa, bambina di 10 anni che ha avvertito poi lo zio trovando il cadavere della madre. Sul giornale Vertice infuocato, torniamo alla politica: Conte Salvini, duello finale. Il Presidente del Consiglio minaccia i suoi vice, pronto a mollare. Cala la produzione industriale, crollano le auto, meno 17%. Poi ancora, per quanto riguarda i ballottaggi, sorpasso del centrodestra, più comuni della sinistra. Questo sul giornale. Andiamo sul Mattino di Napoli: in apertura Conte, l'assedio dei vice, stop alle richieste dell'Unione Europea per quanto riguarda la politica. E poi Parlamento bloccato, il decreto salva donne impantanato al Senato. Poi ancora andiamo a centropagina.
circumvesuviana, treni rotti e dipendenti in ferie e pendolari a piedi per quanto riguarda la Campania. E domani vertice sulla Whirlpool che insiste noi via da Napoli, ma in 10 sono già pronti a rilevare lo stabilimento. Andiamo a centropagina, l'evento presentato a Milano, la cerimonia di inaugurazione, luci, pop star, campioni e tanta storia. Ecco il grande show dell'Universiade ospitata appunto dalla Campania e da Napoli. Andiamo a vedere poi anche La Verità, il quotidiano di Belpietro apre con questa foto di Salvini, nuova giustizia e giù le tasse o è meglio farla finita? Parla Salvini, non vivacchio dopo l'immigrazione, tocca all'economia, i miei riferimenti Maggiolini e Miglio. E poi ancora Lega e Movimento 5 Stelle dal Premier, rimpasto fisco ed Europa, vertice nella notte. Weber da Conte, stavolta i tedeschi hanno bisogno di noi, approfittiamone. Poi vademecum, in 30 domande e risposte, la guida ai mini bot tanto contestati a partire dalla BCE. A centropagina la caccia agli uteri si sposta in Africa, India e Thailandia complicano la surrogata, Kenya e altri paesi poveri presi d'assalto per i prezzi bassi. Toghe nel caos, i 10 piccoli giudici da cui è nato il pastrocchio del CSM, questo per quanto riguarda l'inchiesta nella magistratura. Andiamo a vedere i quotidiani sportivi nazionali, partiamo dalla Gazzetta dello Sport, il titolo di apertura Viva le Italie, rinascita azzurra, oggi le altre due partite per continuare a volare, l'Under 20 contro l'Ucraina si gioca la finale mondiale alle 17:30, partita su Rai 2 Sky. Con la diretta dalla Polonia e poi la nazionale a Torino alle 20:45 su Rai 1, sfida Dzeko e Pjanic, Mancini contro la Bosnia è quasi un match point, Italia che piace questa di Mancini. E poi ci sono le donne fanno il boom in TV, Bonansea, stella da 40.000 euro l'anno dopo l'esordio vincente delle nostre azzurre a Francia 2019. Le altre notizie, nella testa di Boban, Zorro sceglierà un regista top, Maldini la difesa, il Milan riparte. Poi un altro intreccio di mercato, Barella, l'Inter in vantaggio, ma i rossoneri ora ci provano. E poi Ronaldo chiama De Ligt alla Juve, panchina ad un passo, il via libera del Chelsea a Sarri, la proposta della Stella Ajax, vieni da noi e occhio a Marquinhos. Ci spostiamo sul Corriere dello Sport. Il titolo di apertura clamoroso, Maldini ci prova e scoppia il derby mercato, Milan su Barella, improvviso affondo sul centrocampista del Cagliari che sembrava già dell'Inter per convincere Giulini, il club rossonero è pronto a calare la carta Cutrone. Nel taglio alto ho scoperto l'Italia. Europei contro la Bosnia, Mancini cerca la quarta vittoria di fila, i giocatori buoni ci sono, bastava cercarli, questo ha detto in conferenza stampa. Poi donne azzurre, regine della TV, in 3 milioni e mezzo per il debutto contro l'Australia. Il futuro del calcio, la Lega di A ha bocciato la Super Champions, poi ancora James verso Napoli e Pogba, la risposta della Juve per quanto riguarda il mercato e per il motorsport, la FIA respingerà il ricorso della Ferrari sulla mancata vittoria di Vettel nell'ultimo Gran Premio. Andiamo su Tuttosport, il titolo che apre il giornale, eccolo qui, Sarri, te li porto io. In attesa dell'ufficializzazione del nuovo tecnico, tengono banco le mosse di CR7 dopo il trionfo in Nations League. A fine partita ha chiesto a De Ligt di raggiungerla alla Juve e ora è pronto a rinnovare lo stesso invito all'amico Marcelo. E poi l'Italia del boom, continuano le grandi giornate azzurre dopo la strepitosa vittoria delle ragazze sull'Australia. Oggi tifiamo per i ragazzi dell'Under 20 nella semifinale mondiale contro l'Ucraina e per gli uomini di Mancini impegnata allo Stadium di Torino contro la Bosnia. Di spalla Euroleague perché il Toro spera ancora, Cairo, prossimi giorni decisivi. Poi Icardi, la svolta, io parlo con Zhang per quanto riguarda l'Inter e ancora Gioiello Sassuolo, Pisa, delirio per la B e il caso Vettel, appello della Ferrari per la penalità del pilota, del cavallino rampante. Era questa la notizia.
notizia con la quale concludiamo la prima parte della nostra rassegna stampa. Adesso ci fermiamo per il break pubblicitario, prima però, come sempre, andiamo a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore, poi torneremo con la seconda parte della nostra rassegna stampa per aprire le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Ripartiamo dalle pagine interne dei quotidiani abruzzesi. In primo piano sul centro turismo in Abruzzo, la nuova legge Trabocchi, da venerdì via al salvataggio. Il 13 giugno la pubblicazione della norma appena approvata, dopo toccherà comuni e titolari darsi da fare. Chiaramente viene spiegato come nell'articolo. I prodotti abruzzesi, sabato all'Aurum di Pescara la rassegna con 50 spumanti, e poi Azzurrini del Volley a Chieti la giunta stanzia 20.000 euro. Ancora nel taglio basso, nei B&B le nuove regole della ristorazione, l'associazione AMBA spiega la delibera regionale che dà il via a una mini rivoluzione del settore. Proseguiamo con lo scontro sugli aumenti sul caro pedaggio di A24 e A25, strada dei parchi, sia i pedaggi più cari. La società conferma gli aumenti dal 1° di luglio, ma il ministro Toninelli risponde: cercheremo di evitarli. Convocato per giovedì un incontro a Roma, la stangata riguarderà anche i tir, che pagheranno fino a 60 euro per andare a Roma. La FITA CNA insorge su questi aumenti, sull'ennesimo annuncio. Vedremo se si riuscirà a sventare l'aumento, che, ve lo ricordo, è del 19%. Scuola, si riparte il 16 di settembre, la giunta regionale approva il nuovo calendario con l'elenco dei giorni di festa. Ma torniamo sulla questione pedaggi. Nella pagina Abruzzo della città, il MIT cerca di evitare la stangata. Strada dei Parchi annuncia che senza interventi del governo dal 1° luglio scatterà l'aumento del 19%. Strada dei Parchi è stata convocata giovedì prossimo al Ministero e intanto prosegue l'interlocuzione tra Ministero dei Trasporti e Ministero dell'Economia e delle Finanze. Botta e risposta, la giornata di ieri è stata caratterizzata da questo botta e risposta fra concessionaria e Ministero. Poi di spalla il post sisma, estese le esenzioni per i professionisti, e nel taglio basso Avezzano, Gabriele De Angelis: sono stato vittima di un agguato politico, anche Nazario Pagano si schiera con il sindaco sfiduciato durante il consiglio comunale di sabato scorso. Andiamo a vedere per quanto riguarda invece il Messaggero, la pagina Abruzzo, il pianeta salute, 20.000 firme per combattere la sanità lumaca, petizione dei sindacati alla regione, via i super ticket, visite mediche in tempi ragionevoli, assistenza a tutti, queste le richieste dei sindacati. E poi nel taglio basso Marsilio disegna l'identikit dei nuovi dirigenti regionali, riorganizzazione della macchina amministrativa, la giunta vara il regolamento degli incarichi, nessun mandato potrà avere durata inferiore ai 3 anni e superiore a 5, apertura agli esterni. Ma torniamo sulla questione sanità con il richiamo dei sindacati. Super ticket e liste d'attesa raccolte, 20.000 firme, i sindacati incalzano la giunta, ma l'assessore Veri risponde: pronte le delibere. E oggi Marsilio riapre il bando per i DG ASL di Chieti e L'Aquila, c'è l'ok del Ministero. E allora, prima di andare a vedere il servizio, completiamo nel taglio basso: professioni sanitarie in 300 al Summit, tecnici di laboratorio della riabilitazione di radiologia insieme per un percorso unico di cura. Ma torniamo alle firme raccolte dai sindacati e andiamo a vedere insieme il servizio. CGIL, CISL e UIL, attraverso una petizione popolare, hanno raccolto 20.000 firme per chiedere di migliorare la sanità abruzzese. Nel documento che sarà consegnato alla Regione Abruzzo si chiede tra l'altro l'abolizione del super ticket, la riduzione delle liste di attesa, l'assunzione di personale medico ed infermieristico e l'avvio di una concertazione.
Noi crediamo che per poter procedere bisogna, come dire, completare gli assetti delle ASL, quindi nominare subito i direttori generali e procedere ad assunzioni di personale, perché con il turnover mancato in questi anni tante persone sono andate in pensione e quel personale non è stato rimpiazzato, e in più con tutti i pensionamenti che arriveranno da quota 100 gli ospedali abruzzesi saranno completamente sguarniti. In questa condizione è difficile fare assistenza sanitaria. Segretario, avete già iniziato ad avere un'interlocuzione con il nuovo assessore regionale alla sanità? Sì, abbiamo iniziato, dobbiamo continuare, sono molte le questioni che sono sul tavolo e che devono avere una soluzione dei problemi, a partire dalla questione dell'abolizione del super ticket, la bocciatura che abbiamo avuto dal governo deve essere rivista, gli abruzzesi non possono continuare a pagare un super ticket che, ricordo, nasceva dal fatto che avevamo un bilancio commissariato, oggi non siamo più una regione commissariata per quello che riguarda il bilancio, per cui il super ticket gli abruzzesi non lo devono pagare più. Abbiamo avuto un primo confronto appena si è insediata la giunta con il presidente Marsilio. Abbiamo chiesto l'apertura di tavoli settoriali per parlare in generale di tutte le necessità che la regione Abruzzo ha per renderla più competitiva e dare maggiore incidenza alla produttività, a una sanità che funzioni. Da questo punto di vista ancora abbiamo avuto risposte soltanto parziali. Ci sono tavoli che si sono aperti sporadicamente, ma manca quella sinergia, quella concertazione che noi sempre abbiamo avuto nei tavoli con tutte le giunte, sia di centrodestra che di centrosinistra. Questo per noi è un problema. Noi stiamo cercando e abbiamo fatto una richiesta al presidente Marsilio per capire se questo elemento di concertazione, che è fondamentale, con le organizzazioni sindacali confederali più rappresentative, sia un elemento importante che deve continuare ad esistere. Noi rappresentiamo migliaia e migliaia di cittadini e pensiamo che questi cittadini abbiano bisogno di risposte da questa giunta che al momento ancora non sono date. Ci sono risposte parziali date ora da questo o da quell'assessore, ma manca una politica complessiva della quale noi chiediamo conto. Andiamo avanti, adesso le pagine di Pescara, partiamo dal centro. Masci, nella mia squadra soltanto gente competente, ieri la proclamazione a sindaco, riceve la fascia da Alessandrini, si mostra commosso e ricorda Carlo Pace. Poi alcuni annunci a partire dalla vasca di Colmata che sarà svuotata, ha detto il neo primo cittadino, e poi la regione che cede l'ex COF al comune fino al 2020. Primo vertice in regione per quanto riguarda la giunta, ecco le richieste, ma non c'è posto per tutti. I desideri di rappresentanti di partiti e liste civiche al tavolo della coalizione, da fissare i criteri per la ripartizione degli incarichi, mancano i nomi delle donne. Pagano dice bisogna far squadra, ma prima va individuato il metodo da seguire e saranno usate delle logiche compensative. Luca De Renzis della Lega, ciascuno ha formulato le proprie istanze e sono tutte legittime, al prossimo incontro ci sarà anche il sindaco che chiaramente dovrà dare la sua opinione e avrà l'ultima parola sulla giunta. Poi restiamo sempre alla proclamazione di Masci a sindaco, con me la città diventerà più bella, la promessa di Carlo Masci proclamato alle 11:27 in prefettura e alla mensa di San Francesco i primi impegni, ieri pomeriggio primo tavolo di coalizione per l'esecutivo, sospiri, giunta di qualità, ma non ci sarà posto per tutti. Marco Alessandrini gli ha messo la fascia tricolore, i figli Fabio e Angela sono stati i primi ad abbracciarlo. E allora andiamo a vedere insieme proprio il servizio sulla proclamazione di ieri in comune a Pescara. Quindi il Presidente alle ore 11:27 del giorno 10 giugno 2019 proclama eletto la carica di sindaco del comune di Pescara, signor Carlo Masci. Si è insediato questa mattina ufficialmente a Palazzo di Città il neo sindaco di Pescara Carlo Masci, che ha raccolto il testimone dal primo cittadino uscente Marco Alessandrini. Ora per Masci inizierà la partita per la formazione della nuova giunta. Entro 10 giorni arriveranno i nomi dei nuovi assessori. Beh, sicuramente il primo giorno di scuola da sindaco, però devo dire che ho una
lunga esperienza rispetto all'attività amministrativa in questo comune. Oramai sono 25 anni che sono stato eletto ininterrottamente dai cittadini di Pescara. Oggi assumo il ruolo, la carica di sindaco con grande onore, ma so anche che è un onere notevole. Sicuramente c'è una grande responsabilità. Penso di avere le spalle grosse per sopportare questo peso e mi adopererò da subito per far sì che i problemi imminenti siano affrontati in maniera puntuale. Che effetto le ha fatto entrare in questa stanza? Ma tanti ricordi ci sono in questa stanza, perché ho passato momenti bellissimi con Carlo Pace, con Luigi Alboremascia, momenti più tristi quando ci sono state le sconfitte, però sono momenti della vita. La vita è fatta così, è fatta di momenti belli, di momenti meno belli. L'importante è andare avanti, e credo che io sia l'esempio vero e reale di una vita vissuta fra alti e bassi, ma che oggi si completa con un risultato che era per me un sogno, che oggi si avvera. Per 5 anni starò in mezzo alla gente, non starò molto in questa stanza, perché penso che il sindaco debba stare in mezzo alla strada ad affrontare i problemi concreti e reali. Non appena sarò proclamato andrò alla mensa di San Francesco, perché voglio capire perché una struttura che da oltre 30 anni svolge un'attività meritoria a Pescara non abbia la possibilità di ottenere contributi, perché non rientra nei parametri previsti dalla normativa regionale. Quindi anche su questo vorrò intervenire da subito. Poi mi recherò oggi pomeriggio dal prefetto, perché voglio che si convochi da subito un tavolo per il comitato della sicurezza pubblica, perché il problema della sicurezza pubblica a Pescara deve essere affrontato in maniera decisa e determinata. Mi recherò, come al solito e come ho fatto in questi mesi, nelle periferie per capire bene quali sono immediatamente gli interventi da fare. Ho sentito stamattina Don Marco Pagnello, perché c'è un problema su 2 progetti che riguardano le famiglie pescaresi indigenti, e ovviamente mi sono già interessato affinché il Comune velocemente attivi le procedure che sono di suo compito. E quindi questa è l'attività del sindaco, e la farò in prima linea. Andiamo avanti, restando sul Messaggero. Incarichi alla segreteria generale, il caso finisce alla Corte dei Conti, siamo in Camera di Commercio, i revisori ipotizzano un danno erariale, il vicario Legnini precisa nessuna indagine in corso, è un atto dovuto. Completiamo il Messaggero nelle pagine di Pescara. Tra moda, diete e fitness, corsa alla prova costume, la primavera capricciosa, rinviato l'appuntamento stagionale più temuto, pancetti, muscoli fiacchi, pelle pallida, ecco come affrontare il debutto al mare. Nel taglio basso, il paradosso, via Regina Margherita, ruspe nella strada appena asfaltata, scavata una voragine per collocare i cavi della fibra ottica, Tonino Natarelli dice un errore, l'impresa rimedierà. Pagina successiva. In ospedale, dopo la cena al ristorante, 4 intossicati a Popoli, il locale della zona ispezionato dal NAS e dalla ASL. Ricoveri nella notte di sabato, prelevati dai carabinieri campioni di alimenti, torna l'incubo delle mense pescaresi. A Montesilvano, incontri Ardi in comune, Maragno inchioda l'ingegnere licenziato, in aula le accuse contro Costantino Di Donato, andai coi vigili, lo sorpresi in stanza con una donna. E poi terre di nessuno, rapine e aggressione, fermati 2 nigeriani. E ancora da Montesilvano, giunta presidenza dell'aula, il centrodestra cerca la quadra per avviare, diciamo, il lavoro della giunta De Martinis. Andiamo sul centro per completare le pagine di Pescara. Ancora violenza in centro città, armato di macete, minaccia tutti e poi rapina il padre di 100 euro. Arrestato giovane pescarese, ha fatto irruzione al dopolavoro ferroviario in Corso Vittorio. La polizia ha avviato subito le ricerche e lo ha rintracciato in via Solferino dopo mezz'ora. Picchiato e derubato davanti alla stazione, nigeriano strappa la camicia a un anziano e gli porta via soldi e chiavi dell'auto, arrestato e già libero. Poi ospedale di Pescara, il Movimento 5 Stelle, medicina in emergenza, 60 pazienti ma l'organico all'osso. Il vicepresidente del Consiglio regionale Pettinari sollecita l'intervento dell'assessore alla sanità Verì. Il reparto assiste anche tossicodipendenti e alcolizzati, il personale deve essere potenziato subito.
alla regione anche il caso elicotteri. Foschi della Lega, l'area per il pronto soccorso è stata cancellata dalle rotte di volo. Nel taglio basso, incontro sulle videodipendenze, esperti a confronto in provincia nel convegno organizzato dalla SD Gladius. Poi, dopo la raffica di multe, i balneatori al comune, la città ha bisogno di 1000 posti auto. Appello a Masci dal SIB Confcommercio, aprire i parcheggi sulla strada Parco oppure all'ex FEA in piazza Primo Maggio e alle Naiadi. Alla Polizia Municipale annuncia che i controlli andranno avanti. La cerimonia, Accademia della Cucina ha premiato Novello, poi ancora Università, la cerimonia, festa con i laureati più bravi, Pergamena ai ragazzi 110 e lode, la D'Annunzio organizza un evento che sarà un appuntamento fisso alla fine dell'anno accademico, interverranno il Rettore Caputi, Masci e un'eccellenza di medicina, a conclusione con il lancio del tocco stile americano. Poi crimine e letteratura in città, 100 studiosi, esperti da tutto il mondo a confronto, da domani a sabato al campus universitario di Viale Pindaro. Nella pagina di Montesilvano, il processo all'ex dirigente, violenza sessuale in comune, Maragno testimonia in tribunale, l'ex sindaco all'udienza a carico di Costantino Di Donato, poi licenziato, avvisai i carabinieri, dice l'ex sindaco. La presunta vittima mi disse che gli serviva un interprete, andai nel suo ufficio per il contratto. Il caso risale al 2016, quando l'allora primo cittadino irruppe con il comandante dei vigili. Visto che c'era sfuggito altre volte, chiamai anche i vigili urbani e insieme andammo a verificare. Di Donato ci venne ad aprire con la cinta dei pantaloni slacciata. Questa è la ricostruzione del sindaco Maragno. Poi ancora Città Sant'Angelo in 10.000, spoltore, in 10.000 spoltore per il fascino del Medioevo. A Città Sant'Angelo stop alla tecnologia 5G, il convegno. A Montesilvano il Dascanio fa il premio di premi Anno d'Oro per lo scientifico. Nel taglio basso, artisticamente si cresce alla Delfico, il progetto dei ragazzi di seconda media a Montesilvano. Nella pagina successiva, Francavilla, strade chiuse per lavori, disagi fino a domani, asfalto e strisce nuove sul lungomare Colombo, in via Trieste, via Zara e via Gizio, poi tocca a viale Alcione e in via Lento va avanti il rifacimento dei marciapiedi. Nella pagina successiva, quella della Val Pescara, addio a Del Bianco, manager a 96 anni, manoppello dai migranti a Milano, si diplomò alle scuole serali fino a ottenere incarichi di successo nelle industrie italiane. I funerali oggi alle 17 nella chiesa San Nicola. Poi nel taglio alto, malori dopo il ristorante, arrivano in assa, abbiamo già visto la cena finita al ristorante, i carabinieri sequestrano carne e formaggi. Nel taglio basso, gran pienone per il primo giorno di riapertura delle terme di Popoli, a Penne, i campi di Contrada Campetto in gestione al circolo tennis. Siamo così arrivati alle pagine di Chieti, il comune a rischio, lo scontro di Primio, 7 giorni per evitare il tracollo, i ribelli di Forza Italia guidati da Febbo non si presentano e slitta il voto sul bilancio, il sindaco, io non mi nascondo dietro altri. Le reazioni, la Lega basse beghe politiche, noi pronti a votare a favore, il PD di Primio ora si dimetta, Di Paolo dice la città è in ginocchio. E poi ancora nel taglio basso, Di Biase ora è pronta a passare con Fratelli d'Italia, incontro con Marsilio Tavani e Sigismondi, adesso anche il sindaco potrebbe andare con la Meloni. Vacri, incastrati i truffatori, fuggono con 7.000 euro d'oro e vengono presi, 3 napoletani convincono un'anziana di 75 anni a consegnare tutti i gioielli con l'inganno del pacco ordinato dal nipote. E poi ruspe in spiaggia, il WWF contro il sindaco, Vasto sotto accusa gli interventi di livellamento dell'arenile per il megaconcerto di Giovanotti. Da Altino le ditte agricole in rosa aprono le porte ai visitatori, questa è la notizia che riguarda appunto l'agricoltura. Prima di passare alle pagine di Teramo completiamo quelle di Chieti andando sul Messaggero, torniamo al comune di Chieti, bilancio nulla di fatto, Di Primio isolato, attacca Forza Italia, l'opposizione raccoglie l'appello al senso di responsabilità ma è la fronda della maggioranza a far saltare la seduta, il sindaco difende l'assessora Di Biase, di cui i forzisti vicino a Febbo hanno chiesto la testa e guerra tra bande.
Poi Ultra Nero Verdi stasera in assemblea, diciamo no a Di Stefano presidente, gli 89 Maidomi contro la cessione del Chieti Calcio e l'imprenditore di Cupello. Si rinnova il CDA, in arrivo Monaco, OPS, Marinucci lascia un'azienda risanata. E poi festa con Ampi e Brigata Maiella a Guardia Grele. Ci spostiamo nella pagina della provincia, Sevel accelera con il Ducato elettrico, il mezzo rinnovato e più verde disponibile sul mercato nel 2020, prodotto nello stabilimento di Atessa che occupa 6.300 lavoratori. Il sindaco, regione, governo ed enti locali devono fare la loro parte per permettere alle aziende di competere e svilupparsi. Andiamo a vedere poi le pagine di Teramo, sempre sul Messaggero. Estate, lo show e Donne Summer, ma i finanziamenti sono già finiti. Dal 14 al 30 giugno gli eventi dedicati a spettacolo, arte e letteratura femminile, previsti musica jazz, esibizioni di danza, dibattiti sul clima e argomenti culturali. L'assessore Ponziani, proviamo a rilanciare un settore abbandonato per anni, anche se con un budget irrisorio, il nodo dei musei. Poi ancora il decreto sblocca cantieri ignora il nostro territorio, queste le parole del sindaco D'Alberto che continua la polemica con il governo nazionale. Matrimonio e unioni civili, il sì nei palazzi storici per quanto riguarda le location per il rito nuziale, abusi sulla ragazza, polemica per i mancati arresti, il caso che fa discutere in città. Nella pagina della provincia si ricontano i voti, Costantini fiducioso, il ballottaggio vinto con solo 59 preferenze in più, Tribuiani, la decisione non è ufficiale ma la strada è quella della verifica, il nuovo sindaco in comune, 10 consiglieri in maggioranza, gli assessori deciderò in base alle terne, presenti 3 donne, queste le prime indiscrezioni da Giulianova. Poi Roseto, Elisa stroncata da un infarto fulminante, in cane l'ha vegliata per ore, poi è morto. Nel taglio basso via le strisce blu, ma è caos sulla costa, parcometri non funzionanti e proteste a Tortoreto. Ci spostiamo sul centro, andiamo a vedere le pagine di Teramo. Dopo il terremoto la protesta, sblocca cantieri, sindaci inascoltati. D'Alberto, dopo l'audizione alla Camera, le nostre richieste sono state ignorate, ma la mobilitazione non si ferma. Poi andiamo avanti, Giulianova è il nuovo sindaco, Costantini, staremo in strada per 5 anni, ci sono inciuci dietro ai voti presi da Tribuiani al ballottaggio, Gatti è un amico, io non ho padroni né padrini. Chiaramente Tribuiani chiede il riconteggio dei voti, partita vinta davvero per una manciata di schede. Bellachioma, la sconfitta non è colpa nostra, così il coordinatore della Lega Pagano dice, Forza Italia è stata leale con la coalizione, morra di Fratelli d'Italia, partita tutta interna al centrodestra, queste le reazioni nel campo sconfitto. Andiamo sulla pagina di Atri Pineto e Silvi. A Silvi ok al bilancio e la giunta va avanti. Il consuntivo 2018 approvato dalla maggioranza con un disavanzo di 2 milioni. Scordella dice uniamo le forze per il bene di tutti. Poi ad Atri San Giacomo senza manutenzione, interrogazione di Abruzzo Civico sul degrado della frazione. Andiamo sulla città per le altre notizie dal Teramano, ripartiamo dalla Teramo Ambiente, respinto il ricorso presentato da Iachini per il Tribunale di Venezia, la Comir di Stefano Gavioli poteva partecipare all'asta, entro un mese il nuovo CDA, adesso il sindaco dovrà esprimere il gradimento motivato sull'ingresso del nuovo socio privato in via Delfico. Poi matrimoni anche al di fuori del municipio, la giunta individuerà una serie di siti privati significativi per fare marketing territoriale, ma dovranno essere gratis. Andiamo avanti, tradite le speranze della ricostruzione. Inutile audizione alla Camera per i sindaci ANCI sullo sblocca cantieri, l'unica strada resta la mobilitazione. Donne Summer riempie la città di musica, presentata l'edizione 2019 della rassegna artistica che avrà il suo clou il 21 giugno con musica fuori centro. I rettori africani ospiti dell'Università di Teramo, la conferenza degli Atenei del 21 di giugno presentata ieri mattina al Senato dal Vescovo Leuzzi e dal Rettore Mastrocola. A Isola del Gran Sasso al via anche i lavori per le scuole elementari, domani mattina alle 10.30 la posa della prima pietra della nuova scuola donata dalla Croce Rossa Italiana.
Ad Alba Adriatica la cronaca ha colpito con il calcio di una pistola albanese nei guai dopo un diverbio con un romeno. A Giulianova, Costantini sindaco, non saremo né di destra né di sinistra, il primo cittadino di Giulianova, da oggi la città si autodetermina e non prenderemo ordini dall'alto. Accordo giuliese, anche a Giulianova il patto tra Gatti e Ginoble sembra aver funzionato e portato alla vittoria. La lettura politica, appunto, l'asse Gatti-Ginoble è stato vincente anche a Giulianova. Andiamo adesso all'omicidio della pittrice Renata Rapposelli, vicina e farmacista incastrano i Santoleri. La prima rivela di aver visto la macchina parcheggiata in modo anomalo, la seconda conferma di aver incontrato Renata. Il guasto, il meccanico ha confermato che il danno all'auto poteva essere stato provocato dal terreno dissestato. Nel processo, ieri mattina a Teramo, la nuova udienza del processo appunto a carico di Giuseppe e Simone Santoleri, accusati di omicidio e dell'omicidio della madre e moglie rispettivamente. Nel taglio basso, chiesta l'onorificenza di ambasciatore d'Abruzzo per Gabriele Tarquini, per il pilota giuliese. Andiamo a Roseto, stop allagamenti dopo 30 anni d'attesa, ha presentato il progetto da 150.000 euro per via Rubicone e via Secchia. E ancora a Silvia, abbiamo già visto, la maggioranza resta compatta e approva il bilancio consuntivo. Torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo nelle pagine dell'Aquila, centro storico, il caso Movide Schiamazzi, cittadini infuriati, esposto dei residenti tra cantiere e degrado notturno, impossibile vivere, i gestori dei locali servono regole e controlli. Poi Confindustria L'Aquila, assegnate le deleghe al presidente Podda, innovazione e ricerca Monfredini si occuperà di formazione, le tasse a Rainaldi. Nel taglio basso, fuga di notizie, scagionati tre imputati, il presidente del tribunale proscioglie tenente colonnello dei carabinieri, ex militare e imprenditore teramano per quanto riguarda questa inchiesta. Andiamo sulla pagina successiva, un omaggio alle vittime del nazifascismo, 75 anni fa l'eccidio, oggi la commemorazione della strage del 44, Sinistra Italiana Biondi, il sindaco sia presente alla cerimonia. E poi l'urbanista Carrer, il mio piano ignorato, il docente fa parte del gruppo di lavoro promosso dal senatore Quagliariello per il rilancio della città. Andiamo nella pagina che riguarda Avezzano, De Angelis, città spenta dai traditori, l'ex sindaco, il mio un arrivederci, mi presenterò con una coalizione di centrodestra in perfetta sintonia con Biondi. Questa è la conferenza stampa dell'ex, ormai ex primo cittadino di Avezzano. Andiamo sulle pagine dell'Aquila, sul Messaggero, in apertura false fideiussioni a enti e privati, due aquilani rinviati a giudizio, oltre 1000 polizze nel mirino, senza copertura finanziaria, ha bloccato una società fittizia con un capitale di 170 milioni. Andiamo a vedere le altre notizie. Palazzo Pericolante, ricorso al TAR, il consorzio Filomusi Guelfi contro l'ordinanza del sindaco e la successiva diffida per i lavori di messa in sicurezza dell'edificio. Il nodo è legato alle somme necessarie per gli interventi previsti, oltre 600.000 euro che non sono nella disponibilità dei residenti. Pagina successiva, ad Avezzano, De Angelis, sono fuori ma torno presto. Polemica conferenza stampa di fine mandato del sindaco che lancia accuse a chi lo ha disarcionato per motivi personali. L'ormai ex primo cittadino fa i complimenti al collega dell'Aquila Biondi, col quale c'è un'amicizia profonda e promette battaglia. Le reazioni, Pagano di Forza Italia dice è una vicenda sconcertante quella dell'abbandono del sindaco De Angelis. Siamo così allo sport, iniziamo dalla B, il Pescara è il futuro, Memusciai vuol dire fiducia, ritenteremo l'assalto alla promozione in Serie A. Il centrocampista, bisogna imparare dalle sconfitte come accaduto nel 2015 con la finale playoff persa a Bologna, a cui è seguito il trionfo di Trapani. La sconfitta contro il Verona resta una ferita che brucia per l'albanese, che saluta Pillon e dà il benvenuto a Zauri se sa farsi volere bene. E poi D'Angelo in Serie B, dedicato a papà, il tecnico pescarese trionfa con il Pisa. Nel taglio basso, Amelia, Zauri serio e competente, Giordano e Protti è pronto per la B, gli ex giocatori scommettono sul tecnico biancazzurro. Andiamo a vedere l'apertura dell'Abruzzo Sport sul Messaggero, è un delfino di Sebastiani, è il titolo che apre
le pagine di sport. Il presidente rileva parte delle quote dell'ex AD Iannascoli e sale al 70%. Mercato, il capitano resta con noi, abbiamo i conti in regola come pochi club. Queste le parole di Sebastiani. Poi il pescarese Luca D'Angelo riporta il Pisa in Serie B. Nel taglio basso di questa pagina, basket, Stella Azzurra Roseto vince l'Under 15. Restiamo ancora sul Messaggero per le altre notizie di sport. La C, Teramo, Iaconi non ha deciso se diventare DS, vertice tra Andrea e il presidente Iachini, sarebbe il supervisore. Il neopresidente ha annunciato che saranno i tifosi a scegliere la prima maglia del prossimo anno. Restiamo a parlare del Teramo, andiamo sul Centro, la nuova era dei biancorossi. Teramo, Iaconi è pronto ad accettare ieri l'incontro tra il futuro presidente Iachini e DS Giugliese, che potrebbe avere ruolo di supervisore della società. Alex Pescara dovrebbe essere affiancato da Federico Via Maurizi per la panchina Idea Camplone. Saluta il centrocampista Proietti, tutto fatto per il passaggio alla Ternana. Restiamo a parlare del Teramo, andiamo sulla città. Teramo, Iaconi vicino, Maurizi all'addio. Il dirigente potrebbe diventare il perno del progetto, l'allenatore invece non sarà confermato. Ore di contatti e riflessione, l'ex direttore sportivo del Brescia potrebbe essere il punto di riferimento del presidente Iachini, agirebbe in sinergia con Federico. Per l'allenatore si tratta di valutare l'eventuale buonuscita. Torniamo sul quotidiano Il Centro per le altre notizie di sport. Ancora calcio con la Serie D, neroverdi verso il cambio societario, Chieti di Stefano, si tratta, i tifosi invece si schierano contro. Andiamo avanti, ancora sul Centro, calcio a 5, sabato la Bella, Giona Spinto è l'uomo della provvidenza dell'Acque Sapone, il laterale decisivo a Pesaro, si candida per una serata da protagonista al Pararoma nella sfida che vale lo scudetto. Andiamo a vedere questa notizia anche sul Messaggero, Acque Sapone sarà in casa la finale scudetto, gara 5 alle ore 21 a Montesilvano contro Pesaro, la squadra di Barbarossa cerca il secondo titolo consecutivo. Restiamo sul Messaggero, da il pugilato abruzzese sta crescendo per quanto riguarda la box, mentre tornando alla Serie D il Francavilla riparte da zero. Dopo l'addio di Candeloro si cerca un compratore per la società che è stata regalata alla città dal presidente Candeloro, che appena ha abbandonato. Mondiali donne, siamo ancora al calcio per la Vastese Sabatino, il debutto è super vincente, vedremo come proseguirà il cammino delle azzurre in questo impegno. Poi, tornando sul Centro, le altre notizie di sport, Unione Rugby L'Aquila, vertice con i giocatori, Serie A, il patron Anibaldi illustra alla squadra la situazione societaria, campionato al via il 19 di ottobre. Nella pagina successiva, la pallavolo di A2, la Sieco sull'usato sicuro, tornano Pedrone e Ottaviani, il palleggiatore e lo schiacciatore sono i primi rinforzi dell'impavida Ortona, che rileva il titolo sportivo di Spoleto e comincia ad allestire l'organico. Per la ginnastica ritmica, Armonia, Cantagallo e Paolini sul podio al torneo Gold di Chieti. Le altre notizie in breve, bene New Team, Villafiore e Teramo per i campionati regionali CSE all'Aquila, e poi Vitelli e Cappio conquistano la prima tappa del circuito Beach 1 per quanto riguarda gli sport sulla spiaggia. Completiamo anche la città per l'automobilismo, lo slalom di Piceno Ascoli va a Daniele Ravioli, nella pagina successiva il calcio giovanile, San Nicolò Notaresco, gli allievi vanno alle Final Six, battuto lo Sport Village Qualiano dal 23 al 29 di giugno in Emilia Romagna, ci sarà in palio lo scudetto. Abbiamo così completato la nostra rassegna stampa, Mattino 6 tornerà domani mattina alle ore 8, la nostra informazione oggi alle 14, alle 19 e alle 23 con il TG6. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi e buona giornata.